Voi tutti sapete che io punto a ripetere la pesca miracolosa dei 153 grossi pesci descritta da San Giovanni al capitolo 21 del suo Vangelo. Ma io ho in mente di fare di più. La pesca di 153 pesci è relativa. Io desidero una pesca che sia quella, ma che sia espressa dal suo valore assoluto. E vi dimostrerò qual è questo valore assoluto. Perché io, avendo fatto per bene i calcoli, punterò a realizzare 11 sei. E c'è un motivo preciso. Dio opera con il 10, invece l'unità dello Spirito Santo è la verità dell'unità costituita tra padre e figlio, mentre il figlio è 10 elevato a meno 1. Quindi padre e Spirito Santo, sommati tra di loro, sono il padre come 10 e lo Spirito Santo come 1. Sono il complesso binario dato dal numero 11. Ma per farvi seguire meglio questa questione, io l'ho messa per iscritto, in modo che potete seguirla anche nei numeri. L'unità dà il perenne ciclo di 18 decimi, quando è divisa per 5,5, ossia per il complesso potere delle dita della mano destra, sommate alle dita della mano sinistra. La sinistra è attiva e potente 10 volte in meno quando essa ha serenamente assegnato il comando alla destra, riservando idealmente per se stessa solo quanto attiene alle divine decime. Quando la coppia delle mani, di queste strane mani, una che vale 5 e l'altra che vale 5 decimi, quando la coppia delle mani unite vale per 2, abbiamo allora il ciclo assoluto 11, che è esattamente il doppio di 5,5. E quando moltiplichiamo il ciclo 11 per 20 più 10 undicesimi, abbiamo 222, che è la trinitaria forma, in tre ordini di grandezza decimali, assunta dal ciclo 2, ciclo che è espresso esattamente come 11 in numeri binari. Si sa che 10 elevato a 10 in unità atomiche è la lunghezza del metro, e permettetemi un giochino. Il metro sembra proprio un me ro romano con la croce della T tra il me e il ro di romano. Ebbene, questo metro diviso per le 5 dita della romano destra, esso determina 2 volte 10 elevato a 9, perché sarebbe 10 per 10 elevato a 9. E il 10 si divide per 2 diventa per 5 diventa 2. Sono 2 miliardi di unità atomiche. Il milione è 10 al cubo per 10 al cubo. E quando la moneta è l'euro, essa è rappresentata idealmente, scherzando sempre nello stesso modo, dal buon Ro, da Hiro, il Cristo, ma anche dal 10 numero romano, Ro. E allora il milione di euro è quel valore binario che moltiplica il 10 al cubo per se stesso. Allora, 2 miliardi di euro diventano 2.000 milioni di una moneta data dal buon romano. A questo punto 2.000
milioni di euro, meno 11, diviso 13, uguale 153 milioni di euro. E quantifica esattamente la pesca miracolosa. Ed essa è ottenuta in milioni di euro, ossia di buon romano. Se a questo punto, invece di sottrarre un 11 al 2000, guadagniamo con la pesca 11-6 vinti al Super Enalotto, allora il 2000 assume un valore diverso. Quale mai sarà questo valore diverso? Proviamo a calcolarlo. Se invece di sottrarre al 2000 l'11, noi sottraiamo quanto lo vale per 20 più 10 undicesimi di volte, ossia gli sottraiamo il 222 che avevamo visto prima, ricordate? Allora, con 2000 meno 222 uguale 1778, abbiamo esattamente il valore in cicli unitari di decine di tutti gli 11, 6 vinti al Super Enalotto. E lo abbiamo proprio ed esattamente nel montepremi del Super Enalotto per il 6, quello del 30-10, del 30 di ottobre. Un 30-10 che rappresenta in se stesso il dio 3 e 1, quando l'unità vale in decine, tanto che il 3 vale 30 e l'unità vale 10. A questo punto, in conseguenza esatta di ciò, gli 11-6 per una vincita di 1778 milioni di buon ro, è così però per le 10 volte del ciclo unitario, e in unità e non in cicli va divisa per 10, e sono proprio ed esattamente i 177,8 milioni di euro di buon ro che saranno vinti domani 30-10 con 11-6 realizzati invece di uno solo. Ora, poiché 2000 meno 11, quando è diviso per 13, dà la pesca miracolosa dei 153 grossi pesci, essa espressa in 11 vincite anziché in sottrazioni e non divisa più per 13, risulta esattamente quella pesca miracolosa. Però è quantificabile esattamente in 177,8 milioni di euro anziché in 153. In sostanza, a 153 sono aggiunti 24,8 milioni, che messi in relazione alle quattro dimensioni della realtà di Dio, che è una e trina, sono per ciascuna realtà 6,2, e sono espresse dal 6, come vedete, anche al Super Enalotto, e dai due decimi che sono dati dal 6, che trinitariamente è un duo di 3, espresso come 3 più 3. Insomma, 3 più 3 più due decimi è il duo trinitario più il suo tempo unitario, perché sono 2 e 3, riferito al ciclo unitario, perché 3 e 2 appartengono entrambi al ciclo dell'unità, ma come 3 più 3 sono spazio, mentre invece il due decimi è il tempo. I quattro tempi di questo tempo unitario all'interno dell'unità e trinità, tutta la realtà o di Dio, è sempre quello, le dimensioni della realtà sono quattro, sono pertanto nel quadruplo di 6,2
ossia nel 24,8, la giusta e perfetta quantità unitaria che è sommata ai 153 grossi pesci. Tanto che 153 più 24,8 uguale 177,8 è davvero il valore assoluto dei 153 grossi pesci. È assoluto perché somma al risultato 153 anche i quattro tempi necessari per pescarli da parte di un ente trinitario. E ciò rivela, come valore assoluto, proprio il calcolo che avevamo visto prima, quando avevamo sottratto al 2000 il 222, che era in una giusta proporzione rispetto all'11, e avevamo ottenuto 1778 cicli di decine. Decine che sono di unità, pardon, unità che sono poi unitarie nelle 10 unità e diventano 177,8. Da tutto ciò abbiamo veramente la prova che se domani io realizzo 11,6 vincendo quell'importo, in effetti io vinco sia i 153 grossi pesci, sia il valore assoluto legato al Dio Uno e Trino, ma legato ad una unità che è data da 2,3 e dal tempo 2 decimi dato dai 2,3, quando entrambi sono riferiti al ciclo 10 di Dio. Ecco, il calcolo è perfetto, i numeri sono questi e i valori sono espressi con la massima ed assoluta perfezione. Quindi è dimostrato che la pesca di domani, che ha un importo vinto di 177,8 milioni di euro, è ben oltre la pesca assoluta, la pesca relativa di quei 153 grossi pesci, perché sta sommando a questi 153 grossi pesci anche tutto il contributo soggettivo dell'unità e trinità di Dio nelle due persone trinitarie per pescarlo nei quattro tempi dell'unità di ogni cosa e dunque anche di Dio. E a questo punto, come non ricordare il punto 12 del Vangelo nel capitolo 21? 12 e 21 sono i valori inversi tra di loro, in cui dice: venite, disse Gesù, fate colazione. Ecco, questo importo dato a beneficio di tutta l'umanità è un importo che comprende in modo straordinario anche la persona che si offre personalmente nel Padre e Spirito Santo, nel 3 più 3, che somma il suo tempo in due decimi e lo calcola nelle quattro dimensioni dell'unità e trinità di Dio. Io mi offro veramente a banchetto di tutti, perché so che, resa palese la mia vittoria, sarò rapito e sequestrato per 14 giorni e morrò in quel temuto 21 dicembre del 2012. Lo so e mi offro volentieri affinché tutti ancora una volta mangiate di me.